Ed eccoci qua ancora, buongiorno, buongiorno, benvenuti, continuiamo insieme a parlare di novità, curiosità, territorio, news, notizie importanti e oggi abbiamo il piacere e il grande onore di avere qua con noi in collegamento un grande personaggio della musica, dei testi, delle parole italiane. Diamo il benvenuto a lui, a Sandro Giacobbe, benvenuto, ciao Sandro. Ciao, ciao carissimo, eccomi qua insieme benvenuto. A voi. Molto felice di esserci e di grazie. Stare con voi. Grazie davvero. Come stai, Sandro? Come stai? Abbiamo visto che sono arrivate, ci sono delle novità importantissime, poi parliamo di una cifra tonda molto importante. Raccontaci un po' che cosa è successo di bello in questo periodo, cosa è arrivato? Beh, intanto il 19 aprile è stata una data proprio per me meravigliosa, perché esattamente 50 anni fa, il 19 aprile, usciva una canzone che si chiama Signora Mia, e che quindi il 19 aprile ho festeggiato il cinquantennale preciso di questa mia canzone. Beh, qua parliamo di un grande, grande, grandissimo, dire brano è riduttivo, cioè qua parliamo della storia della musica italiana, che insomma un cinquantesimo importante, 50 candeline non da poco, con un successo oserei dire mondiale. Sandro, quanti sono passati parecchi anni, ma soprattutto quante cose sono cambiate nella musica, nelle amicizie, nel rispetto delle persone, il lavoro, cioè nel mondo artistico. Così bisognerebbe parlare 8 ore di questo, ma non ce la facciamo oggi. Però insomma, raccontaci un po'. Insomma. È vero, è vero. Prego. Ma guarda, se io penso a questi 50 anni come sono passati, alle volte non ci credo nemmeno, perché in qualsiasi argomento tu ti metti a parlare di 50 anni fa, ti sembra lontanissimo, no? Il tempo trascorso. Certo. Poi invece purtroppo ti sembra ieri, per tutto quello che è successo velocemente, per tutte le cose che mi hanno riguardato la mia vita anche come uomo, come persona. Certo, quindi certo. È chiaro che quando penso a 50 anni fa, che ero un ragazzino e andavo in giro e il mio unico obiettivo era fare concerti e incontrare ragazzine nei concerti. E poi oggi invece mi guardo indietro e vedo che ho due figli grandi, che il più grande Alessandro mi ha regalato anche due nipotini, quindi la vita si è trasformata in tutto questo, quindi tante cose belle che ho vissuto sia nella musica che nella vita privata. Certo, parole preziose, cioè noi ne facciamo, ma anche a casa, cioè proprio facciamone tutti tesoro, perché non sono parole, non sono le frasi fatte, è realtà, questa è la vita, no? Quindi davvero, è vero, è vero. Davvero grazie. In occasione di questo cinquantesimo, che cosa è uscito? Che cosa è arrivato di bello a livello musicale? Allora, ho fatto questo nuovo lavoro che comprende il vinile, perché c'è un ritorno meraviglioso di persone che chiedono sempre più, appassionati della musica, che chiedono sempre più anche il vinile. Per fortuna. Insieme c'è anche il CD, e poi funziona molto in questo periodo la chiavetta USB, dove è molto facile, in macchina tu la metti, non c'è nemmeno più il lettore CD, ma c'è la chiavetta USB che la metti e sei subito. Ecco, questa è la copertina di questo nuovo lavoro. Che bello, nel CD ci sono 5-6 canzoni, i miei più grandi successi, come Gli occhi di tua madre, Il giardino proibito, Il mio cielo, la mia anima, insomma canzoni, Salva la nostalgia, canzoni tutti molto importanti che hanno segnato periodi della mia vita. Ci sono canzoni che ho scritto durante il Covid, quindi certo, ho impiegato il mio tempo anche a scrivere canzoni, e poi ci sono delle cose attualissime come Lettera gigante, una canzone che ha scritto mio figlio Andrea per me, una canzone molto commovente. C'è Ora che ho te, una canzone che ho scritto insieme al mio chitarrista Matteo. Poi c'è un paio di duetti con Marina Peroni, che non potevano mancare, mia moglie, quindi tutta una cosa in famiglia. Certo. E poi c'è una canzone invece molto molto bella, che io credo sia
una chicca meravigliosa in questo CD che si chiama Ciao Oscar e che è dedicata a Oscar Avogadro, un grandissimo amico che ho conosciuto appunto 50 anni fa. Certo. E che con lui abbiamo così fatto un bel tratto di strada insieme, scrivendo le canzoni più belle di cui appunto ne ho parlato prima. Beh, ci hai fatto emozionare, cioè, perché comunque sentire raccontare queste cose così belle, esperienze di vita, storie, in primis anche poi un discorso di lavoro, di musica che diventa tutto unito, si unisce all'amicizia, insomma quello che è, che parlavamo prima, quindi veramente una storia, parliamo di una storia di persone che lavorano, stanno insieme, creano, scrivono, e quindi questo è, credo, unico, poi correggimi se sbaglio. Ma sai, io ricordo solo che ero ragazzo sconosciutissimo e cantavo e suonavo in giro con le varie orchestre, con i vari gruppi. Certo. E tutte le settimane prendevo il mio treno, andavo a Milano e mi incontravo con Oscar Avogadro, con il quale nascevano le prime canzoni e poi le cose che abbiamo fatto insieme. Quindi pensarlo oggi sembra veramente lontanissimo, ma nella mia memoria è impresso come se fosse veramente ieri. Beh, ci fa davvero questa cosa, sono cose belle, cioè sono cose anche a casa, noi insomma ve lo diciamo, prendete atto di questo perché sono veramente storie belle, soprattutto proprio per questo, grazie a questo tuo progetto, a questo tuo lavoro, Ciao Oscar, insomma è uscito c'è questo brano che poi tra pochissimo ci ascolteremo, e la cosa bella sì, è che sono brani, storie, parole che rimarranno per sempre, quindi insomma sono importanti, davvero davvero importanti. Come sta andando questo? Sai cosa? Prego. No, stavo pensando, quando tu parlavi, cose che rimangono. Sì. La cosa più bella che, ad esempio, io ho riscontrato è che alle volte uno non pensa, come a distanza di 10-15 mila chilometri, no, da casa nostra. Parliamo, certo, ad esempio, non so, Centro America, Costa Rica. Io sono stato lì 2 anni fa a fare un concerto meraviglioso e alla fine sono arrivate marito e moglie e mi hanno detto con le lacrime agli occhi che erano 45 anni che aspettavano un momento come quello per potermi incontrare, fare una foto e bellissimo, riascoltare Il Giardino Proibito, che era la loro canzone. Bellissimo. Quindi queste sono le cose veramente, la grande umanità e il grande, come si dice, la grande situazione meravigliosa di trasmettere l'emozione di sapere che quello che hai vissuto tu e che hai provato tu cantandola, certo, incidendola, eccetera, la ritrovi nella gente anche a una distanza enorme così, cioè in Sud America, nel Centro America, ovunque. Beh, queste sono cose davvero uniche. Noi, Sandro, ti ringraziamo per tutto quello che ci stai raccontando. Ti stiamo seguendo anche molto, abbiamo visto che questo passa in un termine, insomma, questo tour di eventi, di musica, di questo tuo nuovo brano sta andando veramente fortissimo, e noi, ripeto, siamo davvero felici e contenti di averti avuto oggi qua con, grazie, noi in collegamento. Grazie per la tua preziosa disponibilità. Se ti seguiremo, fatelo anche voi amici a casa, seguite sui social, dappertutto, insomma tutto quello che oggi sì, il mondo digitale, anche perché abbiamo visto che Sandro sui social va veramente forte, quindi seguite, e soprattutto grazie per essere stato con noi. Se tu sei d'accordo, a questo punto Ciao Oscar, dobbiamo ascoltarcela. Direi di sì, è un piacere per me che la mettiate in onda, è dedicata all'amicizia vera, quindi bello, a tutte le persone che si sentono amiche in un modo o nell'altro, quindi grazie a voi di avermi invitato e grazie di cuore per tutto. Grazie a te Sandro, quando passi, se passerai per Verona, mi raccomando, chiamaci, e chiaramente per noi sarà un grande onore. Grazie di cuore, grazie. Grazie. Un grazie di cuore, ciao, al grande, inimitabile Sandro Giacobbe. Ciao, grazie mille. Ciao Sandro. Ciao, 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 ciao. Ciao. E allora andiamo avanti con la musica, perché adesso è arrivato il momento di prestare attenzione e soprattutto gustatevela, gustatevela. 3, 2, 1, musica. Corso Europa, Milano,
Ti ricordi, caro amico mio, scrivevamo canzoni d'amore, ma le cantavo solamente io. Quel pomeriggio diverso dagli altri, ti ritrovai insieme a mille studenti. Quella bomba ci esplose nel cuore, con la rabbia mischiata al dolore. Tu scendevi per strada, ti ricordi, caro amico mio, mi parlavi di cambiamenti, lotte armate, nuove ideologie. Ti guardavo e non riuscivo a capire fino a dove siete decisi a rischiare, a quanto un uomo è disposto a morire per difendere il proprio ideale. Dove sei? Quali risposte hai? Adesso cerchi un senso a questa vita e non ce l'hai. In questa Italia com'è? Così diversa da te, piena di compromessi e di certezze che non hai. Nicotina, nelle dita, non smettevi di fumare mai, ti giocavi così la partita, tanti errori ma erano fatti tuoi, e anche tu ti sei sentito tradito, dagli amici e dal tuo stesso partito, dalla voglia di una rivoluzione, dentro il testo di una nuova canzone. Adesso dove sei? Quali risposte hai? Se questa nostra vita ci ha deluso pure lei. Adesso dove sei? Adesso amico mio, ora che il mio coraggio è diventato uguale a tu. Sei più.